studio e parliamo adesso degli effetti della pandemia sui ragazzi e sugli anziani, l'uso esasperato dei social, le sfide estreme, la depressione dei giovani, l'isolamento dei nonni. E stamattina con noi c'è Salvo Noè, che è psicoterapeuta e psicologo. Buongiorno, bentornato ad Uno Mattina, dottore. Buongiorno, Lei sta buongiorno. facendo, so che sta facendo molte terapie di gruppo con gli adolescenti. Che cosa ne è emerso e come aiutare gli stati di sofferenza? Beh, con gli adolescenti c'è tanto da imparare, soprattutto perché loro la prima cosa che ci chiedono è ascolto e avere più fiducia in loro. Poi ci sono anche dinamiche legate alla paura, al pregiudizio, alla rabbia, alla solitudine. Quindi in qualche modo loro stanno cercando un punto di riferimento. A volte lo trovano nei social, ma la cosa più importante invece è trovarlo in famiglia, nella possibilità di ritornare ad ascoltare questi ragazzi e sentire cosa sentono dentro, perché è fondamentale non soltanto parlare, ma ascoltarli proprio dal di dentro, perché ci sono delle emozioni che hanno bisogno di essere espresse e quindi comunicate attraverso una dinamica familiare che possa fare da contenitore a tutto quello che è legato alle emozioni. Sì, ma dottor Noè, non sempre i genitori riescono a cogliere i segni, per esempio, di un disagio degli adolescenti. Che cosa è che bisogna osservare? Che cosa non bisogna sottovalutare? Lei ha utilizzato un termine preciso, osservare. Dobbiamo cominciare a tornare ad osservare questi ragazzi, non a controllarli in maniera persecutoria, ma osservare. Quando osserviamo, ci rendiamo conto se i nostri ragazzi stanno attraversando qualche momento di difficoltà, perché sono più irritabili, più instabili, hanno più paure e sono più nervosi, come potremmo dire in maniera generale. Quindi, in qualche modo, io mi avvicino a mio figlio e dico: io sono qui, se hai bisogno di me, io ci sono. Che cosa sta succedendo? Parliamone, guardiamoci. Ecco, è fondamentale questo aspetto qui, perché siamo presi dalla frenesia e molte volte non ci rendiamo conto che ci sono dei segnali che sono lì ad aspettare la nostra osservazione. Sofferenza nei giovani, dicevamo, ma senza dubbio sofferenza anche negli anziani. L'anello di congiunzione tra le diverse generazioni, come ha detto Papa Francesco ieri, che ha annunciato di aver voluto istituire la giornata mondiale dei nonni e degli anziani. Allora vi raccontiamo con l'inviato del TG1 Giuseppe Lavenia la storia di Renato, 90 anni, sopravvissuto ai campi di concentramento ed ora pronto ad uscire dall'ospedale dopo aver avuto il Covid. Guardate. È stata dura questa battaglia. Beh, sì, piuttosto dura. Alla mia tenera età, sa com'è, e tutto si ingrandisce. Ha pensato di non farcela. No, di non farcela non ho mai pensato. Guardi, quello è l'ultimo dei miei pensieri, perché in me la cosa più, cioè, il sentimento più forte è la speranza. Senta, le chiedo di fare un raffronto, se ce la fa, un confronto, nel momento in cui lei è stato liberato, diciamo, la gioia di quel momento e quando i medici le hanno detto pochi giorni fa, è guarito dal Covid. Non è paragonabile perché quella era morte sicura. Quella che ho passato, Quella nei lager era la quella dei morte sicura. lager era la morte sicura. Qui aveva speranza. Sì, era la morte sicura perché i tedeschi non volevano lasciare prove. Il tedesco non lascia prove. Qui invece lei aveva speranza di potercela fare. Certamente sì, certamente sì. E a chi è ancora ammalato, si trova negli ospedali e magari sta soffrendo per il Covid, lei che cosa vuole dire? Lei che ce l'ha Io fatta? vorrei dire, cari miei ragazzi, fatevi forte più che potete, andate sotto dentro di voi a trovare quel poco di speranza che è rimasta e tenetela a portata di mano. Qual è la prima cosa che vuole fare appena uscito dall'ospedale? Guardi, la prima cosa che voglio fare, sembrerà banale, è abbracciare tutta la mia famiglia. Questo voglio fare, perché ne ho tanta voglia. Dottor Noè, non tutti hanno la fibra di questo signore, però. Ma a proposito sempre del Papa, insiste molto sul rapporto, rafforzare il rapporto tra i nonni e i ragazzi, tra gli anziani e i ragazzi. In che senso si possono aiutare a vicenda? Sì, perché la saggezza incontra il nuovo arrivo e quindi la nascita dei ragazzi, e quindi in qualche modo in questo incontro ci sta veramente tutto il messaggio di Papa Francesco per dare quel sostegno importante. C'è una bella frase che dice: se hai un perché abbastanza forte, puoi sopportare qualsiasi come.
Allora, in quel nonno lì c'è il perché della vita, perché io voglio vivere, perché ce la voglio fare e quindi credo nella mia vita e trovo le soluzioni, trovo il modo per vivere bene. Ecco il messaggio più forte che possiamo dare oggi. Il nostro perché deve essere veramente motivante, perché la vita è la cosa più bella che abbiamo, la cosa più preziosa. E allora dobbiamo trovare il come. Abbiamo i vaccini, abbiamo tutta una serie di meccanismi che ci permettono di comunque trovare soluzioni. Ecco, andiamo verso le soluzioni e cerchiamo di attivare quella speranza che è una porta aperta verso il nostro futuro. Grazie, dottor Noè. Grazie. Grazie.